l'esposizione di una mostra, anche in una galleria, è una cosa sacra. C'è un comandamento, lui ci ricorda di santificare le feste, che tramutato nel mondo dell'arte, ricordati di partecipare alle inaugurazioni, ricordati di visitare un'opera d'arte, perché davanti a un'opera d'arte ti cambia qualcosa all'interno, perché ti arrivano delle emozioni fortissime e devi viverle queste emozioni, perché ti migliorano la vita. Ora in realtà noi siamo dei benefattori dell'umanità, perché il nostro obiettivo vero è migliorare la vita, l'esistenza di tutti coloro che entrano in una galleria, che entrare in questa galleria in questi giorni sarà come entrare in un mondo magico, un gate che ti porterà in un altro. È uscita la classifica di Forbes degli uomini più ricchi della terra, tutti uomini. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Perché in realtà le donne sono molto brave, hanno una sensibilità particolare, per cui faccio un intermezzo musicale, nel senso spot. Ho scritto un libro che si titola Il critico e le modelle. La prossima volta faccio il libro Il critico e le artiste, anche perché abbiamo delle artiste che sono delle modelle vere. Facciamo la copertina di Elena, perché sono finito, dopo facciamo vedere un po' di pubblico che dirà. E quindi inaugurazione, le donne, domani faremo la seconda inaugurazione e quindi completeremo con i quadri che mancano la galleria. E io devo dire che non posso che ringraziare i due galleristi, Enzo e Marco, che hanno dimostrato grande sensibilità a questo, anche perché ci vuole anche coraggio a sostenere le mie tesi, che sono tesi che sono contro la critica contemporanea, e infatti sono onoratissimo, so, di avere qui l'artista Miro Persoglia, di avere l'artista internazionale che è venuto prima, di avere il maestro Luigi Gattinara, che mi confortano nelle mie grittine, che mi confortano nella mia battaglia violentissima contro l'arte concettuale, poi l'arte bisogna dire, insomma, contro questa idea per cui l'arte non deve più dare emozione, non deve più esprimere bellezza, deve soltanto esprimere un concetto. Se l'arte solo esprime un concetto è un'altra cosa, è un concetto, scrivi, fai qualcosa, esprimi il concetto, fai quello che vuoi, non è arte, è un'altra cosa. Tant'è che si chiama arte visiva, ci siamo raggiunti. E quindi sono confortato da tanti amici che stanno condividendo questa mia battaglia, e ho trovato due galleristi intelligenti, lungimiranti, illuminati, potremmo dire, i quali accettano quello che faccio io, e quindi rischiano. Perché rischiano? Perché i grandi collezionisti, quelli che hanno tanti soldi, se una roba vedono che è bella, non la comprano, perché dico, se mi piace, l'ho capito, vuol dire che è di basso livello. E come sono come i miei discorsi, una volta uno mi dice, ma lei, scusi, signor Dio, ma lei è sicuro che è un critico d'arte? Ma guarda, credo di essere uno dei pochi laureati in storia critica dell'arte. A parte quello, perché lei mi chiede se è vero? Perché ho capito tutto quello che dice, cosa che non mi è mai capitata con i critici d'arte, a parte il numero uno che è Sgarbi, quale ha fatto la rivoluzione nel mondo dell'arte, perché ha cominciato a parlare e si capiva quello che diceva, si capivano anche le parolacce che diceva, io non le dico, però certo ha rivoluzionato l'arte. Io seguo questa strada perché credo che, a differenza di quello che pensano la maggior parte dei critici contemporanei, l'arte deve essere qualcosa di assolutamente comprensibile, deve essere qualcosa che tutti devono capire, perché l'arte è per il popolo. Domande e risposte. Sei stato abbastanza esauriente su tutto, le domande diventano difficili. Essendo un editore ti dico, sono completamente d'accordo sul fatto che l'arte debba imparare ad essere comunicata in maniera completamente diversa, perché ha ragione lui, alcune volte tutta questa prosopopea allontana la gente dall'arte perché non la rende comprensibile. Tant'è vero che come Free Magazine abbiamo deciso di avere sia dei curatori che scrivono per noi, ma anche, come dici tu, persone che invece utilizzano dei termini che siano molto più concreti e comprensibili, perché altrimenti avremo delle difficoltà. Per quanto riguarda i due galleristi che abbiamo qua, Marco e Vincenzo, collaboriamo da un po' di tempo, sì. Devo dire che è una grandissima fortuna è anche avere questa galleria strutturata così, sia come location, come passaggio. Sì, ma che sono bravi, c'è il culo ad avere... Vabbè, io dico bravo, io dico bravo, sembra bravo, l'hai anche detto prima. Però caro, però, sì. Però Giorgio, che scappaccia, Giorgio. Scappato. La distribuzione comunque, anche delle due sale portato, aiuta un po' di più la distribuzione. Devo dire che è uno dei casi grandi dove io non ho attaccato i quadri, nel senso che di solito io vado e cambio tutto e No, due o tre li hai cambiati più. No, perché li ho portati io. Li ho portati in ritardo. Ci ha stravolto un po'. E comunque poi lo diremo domani, però voglio ricordare. Questa è una mostra internazionale di arte contemporanea, perché a parte i tanti italiani
che abbiamo di diverse regioni. Però un saluto agli artisti stranieri, dobbiamo farlo, per cui abbiamo artisti che vengono dalla Georgia, abbiamo artisti del Kazakistan, anche se ormai italianizzata, vedo sposato un italiano. Abbiamo altri artisti domani, dunque abbiamo un artista di una città della Russia che si chiama Tolingatti Grad. Che c'è? Sì, sì, c'è, arriverà. Poi io volevo puntualizzare, allora, poi abbiamo gli stranieri ancora, abbiamo l'Ucraina di là, abbiamo l'Ucraina, abbiamo tutto est europeo, ma no, abbiamo l'artista dell'Iran, di quella che ci devia l'entrata, io faccio un po' il nome, che è dell'Iran. Poi abbiamo un artista del Perù, che è quella fotografa, poi insomma c'è una mostra internazionale. E poi abbiamo la presidenza di un'associazione che è stata appena creata contro la violenza, che è Serena. Oh, sul tema di Serena, che è la grande artista, un difetto fondamentale perché è troppo acquata. C'è anche un colibrì qua. Voglio la parità di diritto, c'è un causato, però dovrà essere il massimo delle cose. No, perché poi succede che se uno non ci conosce, ma ci conoscono i tanti, ma metti che uno non ci conosce. Non guarda la foto, noi tre diciamo quanto sono piccoli. Vai a spiegare che lei che è alta, non siamo noi che siamo piccoli, ma lei che è alta. Sono un'abusatrice, lo metto. L'alta età ovviamente da rendersi più affascinante, perché tante volte tu presenti quanto. Quanti anni ha l'artista di questo qua? Dice 32, pare strano ancora, no, lei che ne ha 32, dice 47, 46. Per dare valore quadro alle opere. Certo. Sul tema della violenza delle donne, che è la battaglia che lei sta portando avanti, ma che anche la nostra curatrice già da tempo sta portando avanti, ho partecipato a tantissime mostre, anche troppe, sulla violenza delle donne, appunto con tutti, spero che non facciano più violenza delle donne, così la finiamo con queste mostre sulla violenza delle donne, perché siamo sempre violenza delle donne. Però c'è anche un tema che uno dice è incredibile, quello che succede il giorno dopo gli anni succede ancora, cioè continua la cosa. Certo, non è che con l'arte si potrà mai risolvere, questo è un malato, non è che puoi risolvere, però puoi sentimentalizzare. Sì, ma no, ma neanche tanto, perché non è che uno guarda l'arte, diciamo, lo sto volendo picchiare mia moglie stasera, non la picchiare visto la borsa, no. Diciamo che l'arte è sempre importante per sensibilizzare, per lanciare un messaggio, però io credo che possono essere curati veramente con l'arte dal punto di vista dell'estetica, della bellezza, dell'emozione, perché quando uno arriva a commettere questi atti è perché non c'ha più niente dentro, non c'ha perso... Cioè, no, ha perso l'anima, ha perso l'anima, chi ti può ridare l'anima? Può ridare l'arte, quindi l'arte in questo senso è fondamentale, quindi bisogna portarla. Intanto è vero che la cosa direi bella sua, che è vero che lancia questo messaggio che noi condividiamo, ma con opere belle. Grazie. Con opere belle. Perché non è, cioè, l'arte è concettuale, ma anche esprime un concetto, deve esprimere un concetto, tutti esprimono un concetto, però non solo il concetto. Se no basta dirlo, viene qua e dice allora non è giusto, bisogna combattere perché c'è troppa violenza sulle donne. Ecco un concetto. E cosa fa allora? Qui è vero artista, attraverso la sua capacità artistica ed emotiva, imprime su di là un messaggio che anche è un messaggio che storico. Quindi non solo concettuale. Un messaggio che dà una forte emozione, che si fa comprendere come più in questo senso. Allora, io continuiamo con battaglia, è ovvio che della festa delle donne è anche per questo, sapete che si chiama la festa delle donne perché morirono delle donne in una miniera, sono morte anche delle uomini in miniera, senza. Però è giusto che essendoci ancora questo problema se ne parli, se ne parli, perché non si cerchi, ma proprio peggiora sempre, lo so io cosa succede a tanti esseri umani che fanno queste cose, vero, sono ragazzi, trovarsi in social peggiora, la prima volta c'erano, adesso vanno, va a fare anche una cosa sui bambini, sulla violenza ai bambini, sono una cosa terribile. La violenza poi in generale, quindi... Ma violenza di uomini, no? Violenza di uomini, sì. Ah, questo lo dire, spesso mi sembra strano, ma seguo il 35% di uomini che hanno abusato, sono stati abusati psicologicamente dai loro compagni. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ciao.